parmigiano reggiano e così nuove vie di comunicazione, o comunque io sono venuto per raccontare semplicemente cosa un'esperienza, cosa stiamo facendo all'interno del consorzio del parmigiano reggiano. Voi sapete che il consorzio parmigiano reggiano riunisce tutti i produttori, quindi noi come consorzio non siamo produttori, non siamo commercianti. Sono i nostri caseifici che producono il parmigiano reggiano e ci sono imprese che commercializzano il prodotto. Ovviamente il nostro ruolo qual è? È quello di, come consorzio, di promuovere la conoscenza del prodotto. Chi è che manda avanti le diapositive? Bene, andiamo alla seconda. Niente, molto semplicemente, quindi facciamo uscire tutta la prima, ecco. Semplicemente noi quindi come consorzio tuteliamo una DOP e promuoviamo una DOP, facciamo conoscere una DOP. DOP lo sapete tutti, è un prodotto a denominazione di origine protetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei prodotti che hanno un così forte legame con il proprio territorio di origine e anche sul come sono fatti, che l'Unione Europea ha riconosciuto queste modalità di produzione, l'origine di produzione, sono state codificate con dei processi più o meno burocratici e l'Unione Europea protegge queste denominazioni, protegge quindi i produttori e i consumatori che acquistando un pezzo di formaggio che porta il marchio parmigiano reggiano si aspettano che sia il vero autentico parmigiano reggiano. Quindi è sostanzialmente un diritto di proprietà intellettuale, c'è quindi un nome legato assolutamente a uno specifico prodotto, il parmigiano reggiano è proprio uno degli emblemi più classici, perché nel nome porta proprio l'origine, il territorio, Parma e Reggio, parmigiano reggiano. E quindi di conseguenza l'altro aspetto molto importante è che è codificato tutto questo in un disciplinare, cioè riunisce. Disciplinare riunisce tutte le regole secondo le quali si fa il prodotto. Quindi dobbiamo innanzitutto distinguere, quindi noi non siamo un brand, ma è un prodotto che diventa anche brand, ovviamente, perché è riconosciuto anche come modalità di riconoscibilità e anche come identificazione di un prodotto molto preciso, però nasce come un prodotto appunto a denominazione di origine protetta, quindi ha un percorso che nasce più dal territorio e dalla tradizione. Io passerei alla prossima slide. Ecco, ovviamente uno dei nostri obiettivi è stato quello da quando è nato il consorzio, anno 1934, fra l'altro. È proprio quello di fare in modo di rendere un'identità. L'anno prossimo faremo gli 80 anni del consorzio. Il consorzio perché nacque? Proprio per marchiare il prodotto, perché a quel tempo, anni 30, fine anni 20, inizio anni 30, giravano già forme di formaggio simile al nostro che più o meno veniva chiamato come il nostro. No, noi volevamo marchiare il prodotto, quindi identificarlo. E accanto a questa identificazione si è cominciato a fare una comunicazione. Qui ovviamente abbiamo messo tra persone, mezzi, vari mezzi di comunicazione e adesso anche nelle reti sociali. Perché tra persone è fondamentale? Parmigiano Reggiano ha iniziato a girare per il mondo fin dal Medioevo e quindi voi capite come è stata importante appunto una comunicazione interpersonale di fatto. Se volete dopo ci fermeremo più sugli aspetti storici. Prossima diapositiva, sostanzialmente quindi noi possiamo identificare parmigiano reggiano su alcune parole chiave, rapidamente naturalità, fatto senza additivi tanto per essere chiari, territorio, le province dove si fa Parma, Reggio Modena, Bologna a sinistra Reno, Mantova a destra Po, quindi un territorio ben preciso dove si fa sia il latte, sia lo si trasforma in parmigiano reggiano, gusto, quindi l'aspetto sensoriale, artigianalità, l'uomo è al centro, non a caso l'ho voluto mettere anche proprio lì, adattabilità gastronomica,
ricette, ci manca un'altra cosa che volevo mettere insieme che mi è sfuggita, tradizione. Anche l'aspetto del disciplinare che viene codificato non è nient'altro che le regole che sono mantenute, che si sono dimostrate valide. Prossimo, ecco, prima parlavamo appunto di comunicazione e nella comunicazione siamo arrivati appunto alle reti sociali. Dal 2010 Parmigiano Reggiano su Facebook, dal 2012 su Twitter, 2013 abbiamo iniziato anche a pubblicare delle immagini su Pinterest. Abbiamo preso Facebook adesso per vedere alcuni passaggi. Avanti pure nel far uscire le... No, indietro, allora, scusate. Qui dovrebbe esserci un grafico. Non esce il grafico? Perfetto, niente, lo stesso. Torniamo indietro, là. Mi serve lo stesso. Online c'è. Online c'è, e qui non si vede. È lo stesso, nessun problema, ve lo leggo qua. Ecco, grazie a... Gianmarco, perfetto. Qui avevamo alcune date in cui sostanzialmente nel 2011 avevamo 40.000 su Facebook, 40.000 amici, fan, ecco, diciamo così. Alla fine del 2011 ci siamo dati una strategia insieme ad iCode, che è la società che ci segue dal punto di vista appunto comunicazione sui mezzi sociali, sulle reti sociali. Abbiamo iniziato a fare un concorso, I Love Parmigiano Reggiano, quindi diciamo da fine 2011 a maggio 2012, ecco, con questo concorso che significava, c'era anche un bel premio in palio, ma noi abbiamo voluto giocare su questo tipo. Coinvolgiamo, innanzitutto c'è stato un progetto editoriale in cui ci siamo messi a organizzarci bene, a comunicare contenuti sul prodotto. Quindi noi abbiamo cercato di fare una comunicazione basata sulle ricette, basata sulle delle curiosità, basata su degli aspetti informativi del Parmigiano Reggiano. Quindi per noi il mezzo è stato quello di dare informazione e far conoscere sempre di più il prodotto. Anche in questo gioco bisognava trovare degli ingredienti, rispondere a delle domande, insomma era proprio quello lo stimolo, ecco, quindi non un trastullarsi ma cercare di far passare delle informazioni. A maggio 2000 e dopo il concorso del Parmigiano Reggiano, qui doveva esserci che qui c'è, ecco. Nel maggio 2012 eravamo arrivati a 100.000 fan su Facebook, quindi da grosso modo siamo passati in pochi mesi da 40.000 a 100.000. Bene, cosa è successo nel maggio del 2012? Terremoto nelle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Abbiamo avuto 37 caseifici coinvolti con tutti quei disastri, non so se vedete quelle immagini di sotto, è un magazzino di stagionatura che è stato sventrato, abbiamo avuto 600.000 forme a terra in mezzo alle impalcature cadute e sono il 20% della produzione, non tutto è andato perso, voglio dire, però è stato uno sconvolgimento totale. Di fatto questo è da raccontare proprio perché è stato uno degli esempi di come le reti sociali hanno saputo essere sul pezzo, essere presenti e interagire e stimolare una risposta da parte nostra. Cosa è successo? È successo che terremoto, queste immagini di caseifici con le forme per terra hanno fatto il giro del mondo, c'è stato un moto di solidarietà da parte dei consumatori straordinario, tutti volevano comprare il formaggio caduto. I primi giorni qualcuno si è organizzato di questi caseifici, ha incominciato, però il problema era un altro, poi c'è stata anche la seconda scossa il 29 di maggio. Il problema è che il loro primo problema era quello di liberare i magazzini, quindi loro dovevano far funzionare una struttura più che vendere del prodotto prima di tutto. Allora è successo che noi ci siamo organizzati come consorzio, a parte reperire migliaia e centinaia di migliaia di posti forma dove mettere il prodotto che continuava a uscire tutti i giorni perché la produzione non si è mai fermata.
oltre a organizzare i luoghi dove stoccare questo formaggio che usciva caduto, che doveva essere mantenuto in celle frigorifere per bloccare le muffe sostanzialmente. Bene, l'altro aspetto molto molto vincente, visto che poi l'altro aspetto è che tutta questa domanda di formaggio ci arrivava continuamente sulle reti sociali, su Facebook soprattutto, sulle email che arrivavano a ondate. I caseifici coinvolti non potevano rispondere, abbiamo coinvolto altri caseifici che non avevano subito danni per rispondere, li abbiamo chiamati caseifici solidali. Il parmigiano che vendevano era il parmigiano solidale perché un euro al chilo veniva devoluto a un fondo che avevamo costituito per la ricostruzione delle scalere a favore dei caseifici danneggiati. Questa è stata una operazione a dirsi semplicissima, per noi molto molto bella, molto importante, un'intuitiva che non coinvolgeva la nostra attività, ma lo stesso, non importa, l'abbiamo messa in piedi, ci siamo riusciti molto bene. Devo dire che i risultati sono stati ottimi. In questo meccanismo Facebook è stato fondamentale, perché tutti i giorni venivano richieste e così riuscivamo a dare risposte. Abbiamo pubblicato sul nostro Facebook, sulla pagina Facebook, quelli che erano i caseifici colpiti, ma anche tutti gli altri caseifici che riuscivano ad avere la possibilità di rispondere a queste richieste. Abbiamo fatto da collettore di tutte le email e le abbiamo girate a questi caseifici. Insomma, abbiamo codificato il prodotto come età, come stagionatura e come prezzo, in buona sostanza. Abbiamo avuto una grande risposta anche da tutti gli altri. Direi che l'obiettivo è stato centrato, perché l'Università di Bolzano a fine 2012 ha definito Parmigiano Reggiano Solidale come parola dell'anno. Così è una piccola segnale che questa operazione veramente è stata centrata. Cosa è stato molto importante? Chiaramente la capacità di rispondere alla sollecitazione che ci venivano da Facebook. Quindi in questo caso Facebook non l'abbiamo usato noi, ma Facebook si è rivolto verso di noi e noi per fortuna siamo stati in grado di rispondere. Questo è stato un caso veramente molto 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 interessante. Fine del emergenza terremoto, quindi siamo nell'ottobre 2012, da 100.000 pre-terremoto siamo arrivati a 200.000 fan in post-terremoto, quindi qui ci voleva ottobre 2012 i 200.000 fan. A ottobre abbiamo fatto la Parmigiano Reggiano Night. Cosa vuol dire? E qui entriamo in quello che è più un aspetto di strategia di comunicazione, nel senso che come consorzio abbiamo detto bene, vari eventi, varie capacità nostre di fare un buon piano di comunicazione, ma l'evento terremoto, abbiamo un'utenza molto selezionata, perché è venuta a cercarci bene o male, vede il Parmigiano Reggiano bene, tutti quelli che sono venuti col terremoto lo vedevano come un simbolo in buona sostanza e hanno dimostrato grande affetto, quindi c'è un pubblico che ci guarda con occhi positivi. Bene, a queste persone cosa diciamo? Abbiamo incominciato a pensare a dei progetti da sviluppare sul web. Abbiamo cominciato con la Parmigiano Reggiano Night il 25 di ottobre, abbiamo promosso una cena su web, è un po' difficile, infatti abbiamo lanciato questa idea, abbiamo detto: voi che ci avete seguito, promuovete delle cene a casa vostra, quindi passiamo dal virtuale al reale, mettete i piedi sotto le vostre tavole poi mandateci le foto, usate le ricette che trovate sul nostro sito, fatene le vostre, oppure abbiamo coinvolto un grande cuoco, Massimo Bottura, che tra l'altro di Modena ha un ottimo rapporto con noi, dice sempre: nelle mie vene scorre l'aceto balsamico, i miei muscoli sono fatti di parmigiano reggiano, questo ci fa piacere. Ha pensato a una ricetta molto particolare, alcuni l'hanno riproposta, benissimo. Fatto sta che abbiamo invitato tutti quelli che erano con noi a fare questo tipo di cena la cosiddetta Parmigiano Reggiano Night, di cui vi posso parlare ancora successivamente. Di fatto a febbraio 2013 eravamo a 214.000 fan,
Abbiamo iniziato a febbraio alla Parmigiano Reggiano Academy, cioè a fare delle pillole di formazione sensoriale su come si assaggia Parmigiano Reggiano, con dei filmati, con delle schede, con una volontà di continuare a dare formazione, a dare informazione sul prodotto, proprio perché pensiamo che questo pubblico abbia voglia di apprendere. Ecco. Attualmente siamo a 233.000 fan. Bene, la cosa andrà avanti. Quindi lo scopo qual è? Non tendere ad abbandonare la pubblicità, chiamiamola generalista e a contenuto squisitamente commerciale, e a perseguire una comunicazione diretta per segmenti, i famosi pubblici, con target, vabbè, pubblici, a me piace più parlare come pubblico, con interazione per comunicare il valore. Quindi l'obiettivo è stato riempire di contenuti quello che è un aspetto di fama, ma non si sa perché, o di benevolenza, l'amore verso Parmigiano Reggiano durante il terremoto, ma così è un aspetto solo affettivo. No, cerchiamo di riempirlo di valori. E quindi il valore strategico dei media e del web 2.0 è ovviamente integrato con gli strumenti di comunicazione tradizionali. Andiamo alla prossima. Ecco, quindi prima vi ho raccontato della Parmigiano Reggiano Night, che ha avuto ottimi risultati. Abbiamo detto che a febbraio 2013 siamo partiti con la Parmigiano Reggiano Academy, il gusto di conoscere, quindi pillole di informazione sensoriale, come si assaggia Parmigiano Reggiano. A maggio adesso siamo alla Parmigiano Reggiano Chef con il gusto di creare, ecco, e qui abbiamo chiesto di pubblicare delle ricette con una logica di aprite il frigo e cercate di usare il più possibile gli ingredienti che avete, cerchiamo di ridurre al massimo lo spreco, quindi il valore in cucina. E a novembre ritorneremo a fare la Parmigiano Reggiano Night, ancora il gusto di stare insieme, passare sempre dal virtuale all'amicizia, alla convivialità e alle relazioni, il punto e valore della convivialità. Bene, qui mi addentrerei più a prossimo ancora su quello che è la Parmigiano Reggiano Academy, però sinceramente io mi fermerei qua, mi fermo avanti ancora, andiamo alla Parmigiano Reggiano Chef, che appunto in questo momento stimoliamo la formazione e la creazione di ricette, con nuove ricette che poi verranno giudicate, ma su questo eventualmente mi fermerò possibilmente più avanti se ci sono delle domande. Io mi fermerei qui, scorriamo un attimo così, perfetto, avanti ancora. Direi che siamo, sì, sostanzialmente, di fatto attualmente le potenzialità dei social. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo identificato nelle reti sociali un pubblico che si è autoselezionato e comunque è stato stimolato a autoselezionarsi. Di fatto ovviamente non possiamo mai prescindere dal sito web, che è la base per tutto, perché nel momento in cui tu fai un post su Facebook devi avere un sito dove pubblicare la notizia. Abbiamo avuto nel 2012 568.000 visitatori unici, abbiamo 233.000 fan, più un altro sito in USA che si chiama parmesan.com, anche qui ovviamente vi parlerò. Nel 2012 abbiamo avuto 6.000 cene a casa, quindi di utenti, grosso modo con 25.000 invitati, e nella Parmigiano Reggiano Academy in febbraio 2013 abbiamo avuto 10.000 accessi che hanno fatto la cosiddetta applicazione, la app, con questo momento di formazione sensoriale. Ovviamente l'obiettivo per il futuro è quello di sviluppare sempre più la dimensione internazionale, e ovviamente con le reti è possibile, ovviamente bisogna possedere e poter governare meglio possibile la lingua. Ovviamente interazione per noi è molto importante col sistema gastronomia, quindi ristoranti, scuole, operatori specializzati. Inoltre la cultura del prodotto e del territorio. Per noi è molto importante spiegare la qualità, poter far vivere il più possibile il territorio, quindi poter raccontare che dietro a un prodotto c'è della gente, ci sono delle famiglie, ci sono delle imprese,
c'è chi, ci sono dei gran lavoratori, parliamo di 380 caseifici che trasformano il latte prodotto da 3.500 aziende sparse su tutto il territorio. Voi capite che stiamo parlando di più di 20.000 persone che girano attorno al nome Parmigiano Reggiano DOP. Grazie, poi dopo possiamo approfondire assolutamente altri aspetti che su cui ho corso quando parlavamo appunto di Academy, di Chef, eccetera. Bene, grazie, diamo la parola a Mary. Ecco, ok. Ringraziamo il dottor Morini. Allora,